sapeva che non sei un Bundesbürger e non Bundesbürger. In occasione dell'anniversario della Repubblica Democratica Tedesca, il compagno Honecker ha comunicato alla nazione la decisione di dimettersi da tutte le cariche. Ra ra ra. Cosa? Cittadini di tutto il mondo, il socialismo è stato e sarà sempre la fede. Nel discorso pronunciato al Palazzo Presidenziale in occasione del 41esimo anniversario della Repubblica, Erich Honecker ha reso nota la sua decisione, motivandola coi radicali cambiamenti epocali verificatisi negli ultimi mesi, degna conclusione di un'intera vita dedicata alla politica. L'ex segretario si è congratulato col suo successore alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che da oggi assume ufficialmente anche la carica di segretario, Sigmund Jähn. Il cosmonauta. Nel 1978 Jähn fu il primo cosmonauta tedesco a volare nello spazio. Il nuovo capo dello Stato questa sera si è rivolto ai concittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Ascoltiamolo. Care concittadine e cari concittadini della Repubblica Democratica Tedesca, chi come me ha avuto la fortuna di ammirare il nostro piccolo pianeta azzurro dalle lontane profondità dello spazio ha uno sguardo diverso. Perché da lassù, negli spazi interstellari, la vita degli esseri umani appare piccola e insignificante. E viene da chiedersi dove stiamo andando, quali sono i nostri obiettivi e quali le nostre conquiste. Schläft der Klassenfeind nicht. Der neue Wartburg 1000. Ein echter Fünfsitzer. Kofferraum für 57 Fußbälle. Unsere Nationalmannschaft im Spiel gegen die Vertretung der BRD.
Bankkrise. Und nun auch die Staatsbanken, unsere falschen demokratischen Bundesrepublik Deutschland, reich. Viele Bürger fühlen sich wohl sicher und wissen nicht, welche Bank sie noch ihr Vertrauen schenken können. Però fammi sapere com'è andata. Einzig negative Kräfte in der DDR unter bestimmten, von der Anzahl her, relativ kleinen jugendlichen Personenkreisen. Zunehmend sozialismusfeindliche beziehungsweise fremde Erscheinungen in Form pseudopazifistischer, anarchistischer, neonazistischer beziehungsweise neofaschistischer, aber neonazistischer beziehungsweise neofaschistischer. Dichiaro aperte le frontiere della Repubblica. Es geht hier nicht um zu schnell, es geht ums Fahren. Già nelle prime ore di apertura dei varchi di confine, migliaia di cittadini della Repubblica Federale Tedesca hanno compiuto nell'entusiasmo generale i primi passi nel nostro paese. Sono in molti a voler restare, alla ricerca di un'alternativa all'insensata lotta per la sopravvivenza a cui si ispira il sistema capitalista. Non è bellissimo. Desiderosi di un mondo che, rifiutando il carrierismo sfrenato e la schiavitù del consumismo, metta nel dovuto risalto i più autentici valori dell'umanesimo. Queste persone vogliono una vita diversa. Hanno compreso che automobili, videoregistratori e apparecchi TV non sono tutto. E sono giunte qui per realizzare il sogno di una società fondata sul lavoro, sulla volontà, sulla speranza. Non ho parole. Tanta!